Il turismo sportivo come opportunità per il territorio è stato il tema di un convegno che si è svolto all'Istituto Vittorio Fossombroni di Grosseto. Gli studenti della Scuola Superiore Grossetana che frequentano l'indirizzo turistico e quello sportivo, insieme a quelli di altre scuole della regione e di altre realtà nazionali, hanno iniziato un percorso su tre fasi. La prima che riguarda l'analisi dei flussi turistici sul territorio, la seconda che prevede un'alternanza scuola-lavoro, la terza che porta alla costruzione di vere e proprie offerte turistiche. Io sto coinvolgendo anche scuole di fuori regione, perlomeno Civitavecchia, quelle in prossimità di Grosseto, ecco perché parlo di turismo di prossimità, in maniera tale che loro possano, partendo dalla vela, poter attraverso la famosa settimana azzurra a Marina, possono non solo venire per la vela per lo sport, ma per conoscere la Maremma, per conoscere il territorio, per lo sport in generale. Nasceranno così dei veri e propri distretti sportivi nelle varie province, con gli studenti che potranno spostarsi nell'uno o nell'altro per avvicinarsi alle varie discipline. Quelli di Arezzo, ad esempio, saranno protagonisti a Marina di Grosseto della settimana azzurra della vela. E proprio da Arezzo si guarda con grande fiducia al progetto messo in campo insieme ai colleghi maremmani, anche per quello che riguarda un'innovazione della didattica. L'innovazione didattica, in maniera da muovere da casi concreti, dal laboratorio, da promuovere il lavoro di gruppo per i ragazzi, questa è la futura rivoluzione delle nostre scuole. Il Comune di Grosseto saluta con soddisfazione l'iniziativa che è in linea con le politiche dell'amministrazione che vedono nel turismo e nello sport un volano importante per l'economia del territorio. Il nostro territorio non può inseguire i distretti orafo, il distretto metallurgico, il distretto diciamo tessile, cioè noi abbiamo ormai una società che è strutturata in maniera diversa, abbiamo un bellissimo ambiente e quindi dobbiamo sviluppare tutte quelle forme che ci permettano di allungare la stagione e quindi portando nella nostra città, nel nostro territorio che è ricchissimo di vestigia etrusche, romane, ma soprattutto anche di un ambiente eccezionale, noi abbiamo il parco regionale della Maremma, riuscire tutto questo a tramutarlo in economia, in denaro.